Iniziamo dal maestro della lingua italiana per eccellenza, già docente di storia della lingua alla Sapienza di Roma, un punto di riferimento per tante generazioni di studenti di lettere come me, che ho avuto l'onore di averlo come docente, il professor Luca Serianni, che è al telefono con noi. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, linguista e filologo, ha dedicato decine e decine di incontri, di lezioni alla figura di Dante. Parliamo un po', partiamo dall'inizio. Allora, la lingua italiana di oggi è sicuramente molto diversa dal toscano del 300, eppure Dante è alla base della nostra lingua. Perché? Dunque, è ovviamente diversa dalla lingua del 300, ma meno di quanto è avvenuto per altre grandi lingue europee, perché per molti secoli l'italiano è stata solo una lingua scritta. La diversità è indubbia, ma non ci impedisce di capire una parte dei versi di Dante, proprio come quelli iniziali che sono stati recitati poco fa. Ci sono però delle differenze notevoli quando Dante parla di parenti. Per esempio, Virgilio dice nel primo canto: «I parenti miei furono Lombardi, Mantoani, per patria ambedue». Beh, parenti sono i genitori, non il cugino, la cognata o altri, come avverrebbe oggi. E questo vale in tanti altri casi. Ne cito soltanto uno per non farla troppo lunga: la parola noia, ancora nel primo canto. «Ma tu perché ritorni a tanta noia?» Noia nell'italiano antico voleva dire angoscia, dolore, affanno. Oggi tutto sommato è una condizione non così grave, legata all'assenza di stimoli sia positivi sia negativi. Questo per quanto riguarda la lingua. Dante ha avuto però la capacità di essere sempre presente nel nostro orizzonte nel corso dei secoli, tranne forse una eclisse nel 600 e nel primo 700, ed è quindi una presenza che, quale che ne sia la conoscenza che ne abbiamo, o anche quale che sia quali che siano i ricordi scolastici che ne abbiamo, però avvertiamo tutti in modo preciso. Ecco, Dante lo definiamo un poeta civile, no? È solo uno dei suoi aspetti, però è uno degli aspetti più importanti. Sono ormai famosissime le sue invettive contro i vizi e contro la corruzione. Quanto è stato importante questo aspetto di Dante e quanto ha influenzato, secondo lei, i poeti contemporanei? Forse oggi avremo bisogno di un poeta civile come Dante, da tutto quello che sta succedendo. Probabilmente sì. Allora, intanto è vero, Dante è un poeta civile perché il tema della divisione delle città, della sua Firenze, ma non solo, è un tema costante in tutta la commedia, ed è famosissima l'invettiva del Sesto del Purgatorio, quando Dante dice: «Ai serva Italia di dolore ostello», con quel che segue. Dante ha influenzato il modo in cui altri grandi poeti hanno avvertito il riferimento all'Italia, che naturalmente non è l'Italia come la intendiamo noi oggi, perché non esisteva una nazione, sarebbe venuta molto tempo dopo. Però quando Petrarca scrive una canzone per la storia, la 128, rivolta ai signori d'Italia che accolgono milizie mercenarie e si combattono tra loro, presenta un chiaro riferimento, un chiaro aggancio con Dante. E così anche Machiavelli, che chiude Il Principe proprio con una esortazione a liberare l'Italia dagli stranieri. E naturalmente nell'Ottocento Dante è stato interpretato come un antesignano del Risorgimento, cosa che naturalmente è una forzatura dal punto di vista storico, però nell'immaginario simbolico ha contato molto. La poesia civile è stata fondamentale fino all'Ottocento, nel Novecento ha assunto altri aspetti, altre caratteristiche. Poeta civile potremmo considerare Ungaretti, per esempio, che parla della Prima Guerra Mondiale in termini però di estrema sofferenza umana. Non è presente tanto la
civitas, la patria, quanto piuttosto la sofferenza del singolo essere umano al quale Ungaretti si sente vicino. E naturalmente poi c'è stata con la Resistenza una tradizione di poesia civile, però direi che l'ultimo secolo della letteratura italiana in cui la poesia civile ha avuto un grande spazio è stato l'Ottocento, il secolo del Risorgimento. Lei ha sempre affermato che è necessario leggere Dante in originale, nella sua vera lingua, non nelle riscritture o nelle cosiddette ritraduzioni. Perché? Beh, la canzone di Branduardi lo dimostra, mi pare, molto bene, perché è proprio attraverso il suono dell'originale che noi percepiamo la poesia di Dante. Naturalmente, se il poeta è un poeta straniero, Pushkin, e non conosciamo il russo, non abbiamo comunque questa possibilità. Ma essendo italiani abbiamo invece la possibilità di leggere Dante nella lingua originale e quindi non dobbiamo diciamo tradurla in italiano moderno, così come non dobbiamo tradurre né Petrarca né Leopardi. Abbiamo questa possibilità, è la nostra lingua, quindi usiamola per capire, anche serviamocene anche per capire i nostri grandi poeti. Parliamo di un argomento che lei ha trattato spesso, quello delle donne nella commedia. L'altro giorno leggevo un articolo su Repubblica che diceva: Pia dei Tolomei sono bastati 7 versi per fissarla nella memoria del mondo. Ed effettivamente è così, nel senso che nella commedia ci sono tante donne, tra cui ovviamente Pia dei Tolomei, Beatrice sicuramente la più nota, quella che tutti ovviamente ricordiamo per la donna di Dante, però ce ne sono tantissime ed anche di estrema attualità. E molto spesso legate a temi di attualità, come il fatto che molto spesso le donne non compaiono nei canti o nelle situazioni di potere. Sì, la Pia dei Tolomei si presta effettivamente a questa riflessione che lei ha appena fatto, perché potremmo leggere il suo caso come un caso di femminicidio. Pia dei Tolomei è stata uccisa dal marito, è morta di morte violenta, come gli altri due personaggi del suo canto, che sono uomini e che vengono uccisi nel corso di lotte, nel corso di guerre, e invece lei viene uccisa dal marito, ma con tutto ciò allude in modo estremamente casto, direi, indiretto, quasi per non turbare il pellegrino, cioè Dante, raccomandandogli di ricordarla una volta tornato al mondo, ma dopo essersi riposato della lunga via, seguito il terzo spirito, il secondo, ricorditi di me che sono la Pia, eccetera. Ecco, è una forma di delicatezza che vorrei dire molto femminile, è questa con cui Dante rappresenta Pia. E poi naturalmente le donne non sono molto numerose in realtà nella commedia, ma sono poste in ruoli chiave. Lei ha ricordato giustamente Beatrice, ricordiamo anche una donna che probabilmente è solo un simbolo allegorico, e cioè la Matelda che si trova negli ultimi canti del Purgatorio, e soprattutto ricordiamo la Vergine che è la protagonista dell'ultimo canto del Paradiso e della preghiera che San Bernardo le rivolge.